che fa una diretta Instagram e Sì, è quindi vero, non è è che vero. tutti nascono imparati e tu hai No, sempre no, mi avuto. sono incartata, vabbè. Però Una cosa tragica. sei una persona che non nasconde le difficoltà quando poi le supera anche, perché poi sei riuscita, quindi meno male ce Mi l'abbiamo dispiace fatta. perché, insomma, avevamo un appuntamento un quarto d'ora fa e quindi sono stata Vabbè, adesso tremendamente ritardataria, ma vabbè. recuperiamo e andiamo in scia. Senti, allora ci sono un sacco di proposte, sui giornali ci sono veramente tantissime novità su quella che sarà la fase 2. Tu le hai viste, no? Queste indiscrezioni, parlano di autocertificazione per i negozi, per le imprese che dovrebbero, come dire, essere a posto su quelli che sono i dispositivi di protezione personale, sulla sanificazione degli ambienti. Così, qual è la tua prima impressione di come il governo sta costruendo l'architettura di un ritorno alla normalità per quello che riguarda impresa e commercio? Poi parleremo della famiglia e della scuola. Ma guarda Gianluigi, è difficile chiaramente commentare le indiscrezioni, perché i titoli sono una cosa, ma poi la realizzazione delle norme è totalmente altra cosa. Ti faccio un esempio stupido. Quando io ho sentito i titoli del decreto liquidità, ho pensato wow. Quando sono andata a leggere il testo del decreto, ho pensato mamma mia che fregatura, ok? Quindi di solito io aspetto a vedere le cose come vengono codificate prima di giudicarle. Posso dirti questo, che rispetto a quello che ho sentito nei giorni passati, io penso che sarebbe un errore sia riaprire per settori, sia riaprire per territori. E penso che invece sia corretto l'approccio di dire lo Stato deve stabilire quali siano le regole della sicurezza e chiunque in grado di mantenere quelle regole deve poter aprire. Tutti. Poi noi dall'inizio, come Fratelli d'Italia, avevamo fatto una serie di proposte sul tema della sanificazione. Intanto io credo che la sanificazione sia tema che compete lo Stato. È vero, è costoso per lo Stato mettersi a sanificare i posti di lavoro, ma ti garantisco che è la cosa meno costosa tra quelle che può fare. È meno costoso sanificare per tenere aperte le aziende che dover ristorare aziende chiuse. E quindi io l'avrei fatto dall'inizio. Tant'è che avevamo fatto degli emendamenti che sono stati bocciati. Il governo ha poi previsto un credito d'imposta per le aziende che fanno la sanificazione, ma il credito d'imposta secondo me è assolutamente insufficiente. Avevamo previsto la detrazione totale per quegli imprenditori che devono pagare i tamponi e lo screening per i propri dipendenti. Cioè abbiamo immaginato strumenti per dire facciamo in modo che oggi possano riaprire più persone possibili. Poi oggi, questo quando ce lo devono dire, diciamo quando è la fase 2 ce lo devono dire gli esperti, ma secondo me quando è la fase 2 tu non puoi dire i parrucchieri li facciamo chiudere definitivamente facendoli riaprire fra 2 mesi e piuttosto un altro settore no. Io dico, ditemi quali sono le regole, lo Stato farà i controlli, tutti devono essere precisi nel rispetto delle regole, però devono poter aprire se rispettano quelle regole. Ecco, un'altra questione è i trasporti, no? Noi, qui io sono a Milano, a Roma si parla di una distanza in metropolitana sui mezzi pubblici, ma i trasporti non sono questi. I trasporti sono per esempio i flussi di pendolari che si accalcano sui treni, i trasporti sono anche le persone che salgono sugli autobus, sui pullman di linea per raggiungere il posto di lavoro. Lì che proposte avete? Ma guarda, ripeto, il tema è, secondo me, la sanificazione è la questione numero uno. Poi bisogna potenziare il trasporto, perché ovviamente se potenzi i mezzi puoi anche favorire una maggiore distanza. Però il tema della sanificazione è un tema serissimo. Guarda, ti faccio un esempio. Parlavo con Poste Italiane. Poste Italiane ha uno strumento che, tra l'altro, da quello che ho capito, produce un'azienda di Piacenza, che è una sorta di valigetta che si mette in un ambiente e in 3 minuti lo sanifica completamente. Loro lo fanno per gli uffici postali, per i loro, no, anche per i loro dipendenti. Chiaramente gli uffici postali sono una di quelle realtà che sono in molta parte rimasti aperti, quindi c'è il problema di come fai a mettere in sicurezza chi lavora lì. Ecco, voglio dire, esistono strumenti di questo tipo, ripeto, tra l'altro nel caso specifico prodotti da aziende italiane, che forse potrebbero servire anche sul tema dei trasporti. Poi certo, più si riesce a potenziare il servizio e più si riescono a mantenere le distanze, anche lì dando delle regole molto precise. Sai, il vantaggio che noi abbiamo in questa situazione è che trattandosi della salute delle persone, è più facile che ci sia anche una capacità di rispettare le regole molto, molto precisa, come abbiamo visto tra l'altro nelle settimane scorse. Poi al di là di tutto, dobbiamo dire che gli italiani hanno reagito bene. Gli italiani hanno reagito bene perché sono in generale migliori di come vengono raccontati.
ma anche perché ovviamente essendoci di mezzo il tema della salute, ciascuno è anche, per ciascuno è anche molto importante riuscire a tutelarsi e quindi a mantenere quelle regole. Quindi questo rende le cose per noi più facili in questa fase. Sì, di Cottarelli dice che praticamente per quanto riguarda il MES, il famigerato MES, si tratta di una polemica che però sì o no si basa su pochi miliardi che andrebbe a coprire di spese, di garantire, credo sui 3 miliardi, insomma rispetto ai soldi complessivi che servono per l'Italia. Oggi l'Europa propone un 1.000 miliardi di aiuti ai paesi, agli stati che hanno bisogno. A che punto siamo e quali sono le battaglie da fare? Allora, mi pare che siamo purtroppo ancora indietro. Le battaglie da fare per l'Italia sono per immaginare strumenti che non ci costringano ad accedere al fondo salva stati. Per me quegli strumenti possono essere, per esempio, gli Eurobond, quegli strumenti potrebbero essere anche la famosa proposta dei bot patriottici di Tremonti, per intenderci, cioè un'emissione di titoli di Stato a lunghissimo termine, quindi cinquantennali, per esempio, basso rendimento, non tassabili, circolabili e garantiti dalla Banca Centrale Europea. Quindi alla fine tutti quelli che non vengono comprati dalla Banca Centrale Europea. Però Questa potrebbe essere. l'Europa ha le orecchie un po' da mercante, cioè. L'Europa fa le orecchie da mercante a dimostrazione di quello che abbiamo raccontato per anni, quando venivamo intacciati di essere, no, noi degli anti-europeisti, dei pericolosi sovranisti, nazionalisti, autarchici, ma noi volevamo solamente segnalare una cosa che oggi è sotto gli occhi di tutti, che questa costruzione europea è fatta a uso e consumo di alcuni contro tutti gli altri. A me la cosa che fa impazzire è che si parla di noi come se qualcuno ci dovesse regalare qualcosa, ma noi non stiamo chiedendo che ci si regali qualcosa, noi non vogliamo l'elemosina, noi vogliamo semplicemente dire che in questa fase dove siamo messi molto in difficoltà non può più reggere un'Unione Europea nella quale qualcuno si arricchisce a discapito di qualcun altro. Guarda, dato semplice, semplice, tirato fuori da un think tank tedesco, questo ufficio studi tedesco dice che dall'avvio dell'euro a oggi, negli ultimi 20 anni, ogni italiano ha perso 74.000 euro, ogni tedesco ha guadagnato 24.000 euro. Molto semplice. Allora, oggi no, si può chiedere alla Germania di dire: guarda, per esempio, il tema degli Eurobond, perché la Germania non vuole gli Eurobond? Perché chiaramente guadagna sull'interesse dei titoli di Stato, no? Il famoso tema dello spread. L'Eurobond ti annulla lo spread e quindi la Germania potrebbe forse guadagnarci un po' di meno. Vi si può chiedere di non guadagnare troppo in questo momento. L'Olanda, che mi viene a fare la morale quando loro hanno uno dei più grandi paradisi fiscali in Europa, io dissi a Conte 2 settimane fa, l'ultima volta che l'ho visto, puoi andare in Europa a chiedere sanzioni per i paesi che all'interno dell'Unione Europea organizzano paradisi fiscali, drenando risorse dagli altri stati membri? Ancora Perché questo è oggi. un grande tema che loro non hanno posto. Il MES, te la dico facile facile. Allora, il MES è una fregatura mondiale. Il MES Lite, cosiddetto, è una trappola per topi. Prima regola. Se noi accedessimo al MES normale, come tu sai bene, la nostra economia verrebbe praticamente commissariata, con risultati simili a quelli che ha visto la Grecia. Qualcosa che non è stato raccontato, ma che tutti sanno, è che quando il MES, quando diciamo la Troica è entrata in Grecia, è addirittura aumentata la mortalità infantile. La Grecia ha dovuto dare via praticamente tutte le sue infrastrutture strategiche, la gran parte delle quali oggi curiosamente sono in mano ad aziende tedesche, e io non penso che noi dobbiamo, diciamo, sperare per l'Italia un futuro di questo tipo. Ti dicono no, ma c'è questo MES senza condizioni per cui loro vogliono darti 36 miliardi di euro e che fai, non te li prendi? Intanto mi piace perché parlano di questi soldi come se l'Europa te li regalasse. Allora voglio tranquillizzare tutti: se qualcuno mi vuole regalare 36 miliardi di euro, io me li prendo subito. Ma lì non ci stanno regalando niente. Noi al MES abbiamo dato 15 miliardi. Quello che l'Europa ci dice è: tu mi hai dato 15 miliardi, perfetto, me li tengo. A te te ne do 36 che mi devi ridare per intero con gli interessi. In pratica, è come se io andassi in banca, do alla banca 15.000 euro, la banca mi dà un prestito da 36.000 che gli devo dare con gli interessi. Non mi pare un affarone, posso dire. Dopodiché, ieri il presidente del MES fa una bella intervista dove dice: no, le condizioni light non cambiano finché non cambia, diciamo, questo periodo. E 3 righe dopo dice che per loro questo periodo si chiude fra un anno, quando noi non avremo restituito i 36 miliardi che abbiamo preso. Quindi è E per una quello. trappola per topi, cioè ci dicono: vieni, ti do 36 miliardi, non ti chiedo condizioni, boom, fra un anno. Anno ti scatta la tagliola e ti ritrovi il MES dentro casa. Io non sono stupida. Che cosa, qual è la cosa che mi fa impazzire? L'altro giorno si è votato al Parlamento Europeo.
contrari al MES, i 5 Stelle, noi, Fratelli d'Italia e la Lega. Ora, questi tre partiti, se si votassero in Parlamento italiano, avrebbero la maggioranza. Per cui io non capisco perché i 5 Stelle e lo stesso Conte che va a fare le conferenze stampa contro di noi, dicendo noi non lavoriamo col favore delle tenebre. Perfetto, rafforzati, caro Conte, vieni in Parlamento, facci votare, ottieni una maggioranza che ti dice no al MES e tu sei fortissimo perché vai in Europa e dice guarda, io non posso sottoscrivere niente che abbia dentro il MES perché il mio Parlamento me lo ha vietato. Invece, siccome loro si sono già, anche in questo caso, diciamo, hanno già deciso di privilegiare la poltrona, la trattativa la faranno secondo i principi del Partito Democratico. E quindi alla fine vedrai che Conte accederà al MES, almeno per quella che fanno finta di essere una linea light. E i 5 Stelle saranno, dal mio punto di vista, totalmente finiti nella loro credibilità. Giorgio, ma secondo te quali sono, quanto ci separa da avere dei disordini sociali? Perché i segnali, non sono positivi. Mentre in Europa si discute di queste cose, per esempio, il Sole 24 Ore è uscito con una ricerca, il Sole 24 Ore, dicendo che solo le mascherine potrebbero arrivare a costare 200 euro a famiglia. La mascherina protettiva che noi dovremmo, lo dico alle amiche e agli amici a casa, indossare sempre, cioè chiavi di casa, dell'auto, o il portafoglio, la borsetta, il telefonino, e la mascherina sarà una, come dire, una protesi nella nostra normalità. Allora, adesso sono stati dati questi 600 euro, non a tutti, ci sono delle categorie professionali che sono state dimenticate e va bene. Ma noi abbiamo 9, 7, 9 milioni di poveri. Allora, quanto siamo distanti da questi disordini? Guarda, questo è un grande cruccio che io ho dall'inizio di questa vicenda. Ho tentato anche di fare qualche proposta per la quale pure sono stata derisa a un certo punto quando ho capito che, per esempio, la cassa integrazione non sarebbe stata pagata fino alla fine di aprile, perché poi le cose stanno andando esattamente come avevamo detto. Ma del resto, guarda, ti dico una cosa banale. Io ho fatto una battaglia, senza proprio esclusione di colpi sul tema dell'obbligo della contrattazione sindacale. Ma a te pare normale che oggi un imprenditore che volesse accedere alla cassa integrazione, all'obbligo della contrattazione sindacale, che vuol dire o che deve scrivere i suoi operai al sindacato o che deve pagare la pratica al sindacato per mettere la gente in cassa integrazione, ma ti pare normale che in un momento del genere dove la gente sta in ginocchio noi dobbiamo arricchire i sindacati? Io ho fatto la battaglia chiedendo scusate, possiamo togliere l'obbligo di contrattazione sindacale, ma i sindacati saranno d'accordo, no? Che bisogna mettere la gente che non può, a cui non si può pagare lo stipendio in cassa integrazione? Però questo ti fa capire che chiaramente ti faceva capire dall'inizio che i tempi sarebbero stati lunghi. A un certo punto ho detto: scusate, possiamo in questa fase, siccome noi abbiamo un problema proprio di tenuta sociale e di ordine pubblico, quando ho cominciato a vedere i video che hai visto anche tu, di gente normale, Gianluigi, di non di persone, diciamo, che vivono già in una condizione magari di emarginazione, di difficoltà, ma di classe media, che lavorava fino a ieri, aveva la sua attività, il suo negozio, che è stata chiuso per decreto e che non ha fisicamente i soldi per far mangiare i propri figli. E questo ovviamente genera una disperazione che può anche diventare un problema di ordine pubblico. Facemmo la proposta dei famosi 1.000 euro per la quale io sono stata derisa, no? La Meloni come scettola qualunque, perché in un paese nel quale noi diamo il reddito di cittadinanza a 800 euro per anni agli spacciatori, poi ci vergogniamo di dare 1.000 euro una tantum a persone che non hanno i soldi sul conto corrente, che gli hanno chiuso l'attività per decreto, con una serie di criteri dicendo semplicemente intanto versate i soldi sul conto e poi facciamo i controlli a valle e se qualcuno ha preso quei soldi e non ne aveva diritto, chiaramente saremo implacabili. Perché te lo dico? Perché quella disperazione può diventare problematica. Siamo stati derisi sul tema dei 1.000 euro a Meloni, eccetera, qualunque, eccetera. E però la cassa integrazione ancora non si sta pagando. Quindi io dico, il tema è dare risposte immediate. Ma quanto tempo abbiamo? Cioè questo purgatorio, questa Poco. situazione Guarda, io, a di... me pare che, negli ultimi giorni già il clima, diciamo, già alcuni episodi debbano far riflettere. Già alcuni episodi debbano fare riflettere. Poi confido sempre che gli italiani si rendano conto che però è importante essere veloci nelle risposte. In un'Italia nella quale è bloccato tutto, anche questo ho detto a Conte l'ultima volta che l'ho incontrato, questa è un'Italia dove è tutto bloccato. I processi non si fanno, i negozi sono chiusi, le fabbriche sono chiuse, le messe non c'è, le scuole sono chiuse, la burocrazia sta là. Oh, non si è mossa di un millimetro. Cioè, non c'è una velocizzazione di nessun genere che siamo riusciti a fare. Ma com'è possibile?
Questa è una fase nella quale, cioè, la burocrazia la devi completamente annichilire, no? Cioè, se io devo darti la cassa integrazione, dopo 2 giorni devi avere la cassa integrazione, punto. I soldi abbiamo fatto lo scostamento di bilancio, abbiamo anche dato una mano al governo, no? Perché li abbiamo votati i provvedimenti che servivano a trovare le risorse, anche dall'opposizione. Per cui i soldi ci sono, ma bisogna chiaramente spenderli con velocità. Ecco, io altrimenti penso che più giorni passano e più sarà difficile. Anche per questo dico, a un certo punto, se riapriamo, non facciamo l'errore di escludere interi settori, perché la rabbia può montare. Senti, mi commenti questa tua fotografia che ho recuperato? Qui siamo alla Camera. Ho regalato a tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia una mascherina tricolore per così, insomma, per un fatto di orgoglio, di amore, di un modo di rappresentarsi. Ecco, i colleghi sono stati tutti molto contenti. Li ha fatti, tra l'altro, una società appunto, di ragazzi che le stanno facendo e le regalano. Che facevano tutt'altro, sai quante società si sono in questa fase, no? Un po' ripensate, Hanno fatto la riorganizzate. Dicevi conversione prima sul tema delle industriale. mascherine, ma Certo. guarda che noi abbiamo fior fiore di aziende che non dovrebbero avere grandi problemi a produrre le mascherine. Poi anche lì, se non sai neanche con chi parlare, perché scusami, ma anche questa cosa dicevamo prima, cioè abbiamo 1.000 parlamentari, non so quanti componenti di governo tra ministri, sottosegretari, capi di gabinetto, capi del legislativo, 120 persone di task force diverse, perché questo governo ha praticamente moltiplicato le task force tipo pani e pesci, e non si riesce a pagare la cassa integrazione. Ma che fa tutta sta gente? Decreto di aprile, oggi è 20 di aprile, quindi siamo a maggio praticamente, non ce n'è traccia. Che cosa? Cosa stiamo facendo? Certo. Boh. Senti, per chiudere, so perché poi hai un'agenda oggi un po' Come sempre lì. sempre. Esatto. Ma questo invece? E qui le Gigi a Pasqua, con l'uovo di Pasqua, ha mangiato un sacco di cioccolata. Lei è una grande appassionata di cioccolata e di sorprese, quindi l'uovo di Pasqua per lei è il massimo. L'unico lato positivo di questo periodo è che riesco comunque a godermela un pochino di più, non tantissimo, un pochino di più. Lei, la Ma mia cos'è che tu famiglia, ami è, fare, insomma. lei? Cos'è che ami fare o che lei ama fare con te in particolare? Lei vuole giocare con me sempre, a qualunque cosa, e io anche mi diverto. Io sono una grande appassionata di costruzioni, Gianluigi. Prendo Attenzione! le costruzioni, sì, l'altra volta ho fatto una cosa altissima. Poi, siccome sono un capricorno, per cui in tutte le cose, poi se io mi metto a fare la cosa, la devo fare, no, perfetta. Sembravo anche una matta, mi sono detta fra me e lei, perché lei a un certo punto ha detto: mamma, ma io mi sto annoiando e io cercavo di costruire sto castello perfetto, una pazza, come la immagini? Però ci divertiamo, giochiamo tanto, lei ama il nascondino, poi a nascondino dentro casa, insomma, ama essere trovata, si nasconde sotto le coperte, poi le principesse, ovviamente, neanche a dirlo, ogni tanto cerco di farle fare qualche compitino che ci mandano le maestre un po' le schede, dopo 2 minuti si rompe le scatole, quindi butta malissimo. Ecco, Però una cosa tra l'altro, ti chiedo una riflessione su questo, perché noi abbiamo questi bravissimi insegnanti, professori, che si sono reinventati, Giorgia, perché insegnare a livello telematico non è come insegnare in classe. Ma chi li sta aiutando questi insegnanti a cambiare? Perché non è una cosa, tu puoi essere un bravissimo professore, ma a livello online magari non hai praticità con il sistema informatico, ti manca il rapporto personale. Cioè la nostra scuola è sostenuta in questo? no, mi pare che la nostra scuola non sia stata sostenuta in questo, non so neanche dirti quanto potesse essere, adesso diciamoci la verità, nel senso che No, scaricare ma sempre, no? adesso in poi Noi dico. siamo stati travolti da uno tsunami, per cui no, direi che non sono stati particolarmente sostenuti, che direi che era anche difficile riuscire a sostenerli come magari avremmo voluto. Penso che ci dobbiamo interrogare sul tema della didattica a distanza, perché Quello. diciamo l'Italia si divide. Sulla domanda la didattica a distanza funziona oppure no, ma in ogni caso rimane il fatto che la didattica a distanza, soprattutto nel caso in cui fosse giudicata, rischia di creare delle forti discriminazioni, perché non ci dobbiamo nascondere che questa è una nazione nella quale non esiste internet veloce in tutti i territori e nella quale la scuola pubblica serve proprio per
diciamo così, creare condizioni di parità anche rispetto a condizioni familiari di partenza che magari non sono uguali. Allora è ovvio che ci sono un fior fiore di ragazzi che il computer dentro casa non ce lo hanno e la scuola non può non porsi il problema di questa domanda. Poi io non avrei risposto come ha risposto la Azzolina dicendo promuoviamo tutti e beato, insomma, no, chi si è visto si è visto. Noi avevamo provato a formulare una proposta per la quale secondo noi questo anno doveva essere considerato il primo di un biennio, credo lo facciano in Gran Bretagna, e rimandare i giudizi alla fine del secondo anno, alla fine del biennio. Quindi non dicendo né Per avere promuoviamo più tutti, respiro. né diciamo facendo le valutazioni quest'anno perché non si possono fare, altrimenti discrimini i ragazzi che non hanno potuto seguire le lezioni a distanza per condizioni sulle quali non possiamo metterci a sindacare noi, e trovavi un modo per rimandare tutto il giudizio e la valutazione alla fine del prossimo anno, quindi anche con più tempo per fare una valutazione su come il sistema scolastico sta cambiando e su come intervenire. Vedremo se ci sarà modo di parlarne col ministro Azzolina, anche su questo finora non siamo stati molto ascoltati, poi noi le proposte le facciamo perché è il nostro lavoro, è giusto farle, speriamo che prima o poi qualcosa passi perché... Sai, è anche incredibile che di tutte le proposte che abbiamo fatto il 100% siano delle idiozie, no? Cioè, anche un dato statistico che una buona idea da qualche Però parte ci deve essere. i sondaggi vi danno in costante crescita, cioè siete, credo, forse l'unico partito che gode di così buona salute guardando gli ultimi mesi, cioè, perché alcuni anche la Lega ha degli alti e bassi avuto e voi forse siete l'unico partito che in maniera univoca, poi magari mi sono perso dei pezzi, però No, avete no, sono... una crescita costante. Questa ti Ma alza guarda, una palla questo non d'oro, devi Bianca. chiederlo a me, nel senso io Infatti. cerchiamo ovviamente di fare il nostro lavoro al meglio, anche in questa fase abbiamo cercato che se ne dica il più possibile di collaborare, il più possibile di evitare le polemiche, mi pare che altri abbiano cercato la polemica, insomma, in questa fase, soprattutto da parte del Però governo, da parte questo dei volevo partiti. dire, però forse, scusa se ti interrompo, però questo volevo dire, cioè al di là del, non è un fatto di misurare il vostro successo, è quanto una linea, come dire, tra virgolette, moderata, se è un aggettivo ancora contemporaneo, vi stia molto pagando in maniera non con delle impennate emotive, ma gradualmente, no? Cioè con Ma una guarda, non è crescita fatto, graduale. non è tanto un fatto di moderazione, nel senso io non credo nella moderazione come categoria della politica. Secondo me ci sono battaglie che non possono essere moderate. Quando combatto la pedofilia io non sono moderata, no? Per cui sai, Ovvio. la moderazione come categoria della politica a me è sempre, diciamo, stata una cosa, non l'ho mai capita perfettamente. Sicuramente la coerenza, quello sì. Cioè, Fratelli d'Italia non c'è trucco e non c'è inganno. Quello dico oggi e quello dirò domani. Noi siamo persone, diciamo, sinistramente rigide, come si suol dire. Però in un mondo nel quale i partiti sembrano sempre un po' foglie al vento, no? Hanno un po' di qua e un po' di là. Se tu sei, diciamo, l'albero e hai le tue radici piantate a terra, alla fine diventi giocoforza, qualcosa su cui magari le persone cominciano a fare affidamento, ecco. Cioè, diceva scherzando Vittorio Sgarbi qualche mese fa, però mi ha fatto molto riflettere, dice: Fratelli d'Italia è come l'Harris Bar, sai esattamente cosa troverai, sai esattamente qual è il menù, sta lì da sempre, cioè è un punto di riferimento. Poi io, diciamo, se mi dovessi paragonare, il mio paragone non sarebbe dell'Harris Bar. Però capisco il concetto, no? Cioè una certezza. Ecco, questo a me piace perché io credo che la politica dovrebbe essere questo. Se è vero che la politica è, come io amo farla, è guidata da una visione del mondo, da un sistema di valori di riferimento, tendo a fidarmi poco di quelli che un giorno hanno un valore e il giorno dopo il valore diametralmente opposto, insomma, no? Perché forse non sono così sinceri. Ecco, io ho sempre pensato che alla lunga... Essere se stessi, la sincerità a dire quello che si pensa avrebbe pagato, probabilmente è così. Poi questo è un momento particolare nel quale io i sondaggi li guarderei fino a un certo punto perché c'è molta emotività, giustamente, no? Nel giudizio popolare. Poi sarà la fine dell'emergenza che vedremo, che la gente tirerà le somme, l'Italia tirerà le somme, allora lì si capirà chi ha lavorato bene e chi no. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Raccontiamo le nostre proposte, cerchiamo di non porre mai un problema senza avere anche una proposta per risolverlo, perché è a parlare con buoni tutti, ma poi a fare le cose è un po' più complesso e speriamo che possa servire a qualcosa. Ecco.
Va bene, senti, io mi auguro che anche oggi tu possa avere dei momenti per entrare nel favoloso mondo di tua figlia. Ma quanto tempo passi da un mondo per uscire? Quando tu entri nel suo mondo, che sono i giochi, che sono i colori, le emozioni, quanto tempo passi poi quando magari anche bruscamente devi ritornare ai tuoi impegni? Ma perché guarda, io preferisco farlo di meno, ma quando lo faccio dedicarmici un po'. Cioè, non, i 3 minuti, secondo me no. Allora, mi prendo quell'ora, capito? E dico adesso, mi prendo un'ora per giocare con lei, capito? Perché secondo me funziona di più, è sempre... La qualità del tempo, no? Ecco, per me la qualità poi alla fine fa la differenza. Va bene, buona continuazione. Grazie Gianluigi, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona giornata, grazie per avermi insegnato la diretta di Instagram. No, figura, sei stata... Ti copierò. Ce l'abbiamo fatta, non avevo dubbi. Ti inviterò alla mia. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.